il tampone, il tampone del coglione, il tampone, il coglione del tampone, il tampone del coglione, il coglione del tampone. Le persone lo hanno superato, sono più avanti, hanno rimosso i simboli assurdi del male, le prescrizioni ridicole, grottesche che culminarono nella chiusura dei ristoranti alle 6. Chiusura insensata e criminale non soltanto per i ristoratori, ma perché se tu hai problemi di limitazione, distribuisci in una giornata senza limitazione di orario. Non si capisce perché uno dalle 6 in poi non può più mangiare da nessuna parte se non a casa propria e sei in giro per il mondo. E quindi in questa aberrazione vedo ancora segnali in molti luoghi di prescrizioni che non sono più normative, che sono state cancellate dalla nuova legislazione relativa alla fine, alla conclusione dell'epidemia e quindi delle misure ad essa connesse. Eppure vedi ovunque degli adesivi che indicano uno solo sull'ascensore, distanza da un luogo, da un punto all'altro di un luogo. Indicazioni di tipo prescrittivo, non si può fare questo, non si può andare da quella parte, una serie di cose che nei luoghi sono appiccicate e che richiamano quei tempi tristi, rimossi, dico fortunatamente, dalla mente di molti. Ogni tanto uno su 1.000 con la mascherina in un convegno o due, o qualcuno che sembra doverla portare per prescrizione del suo ufficio. Insomma, mi chiedo come noi dobbiamo accettare una serie di ingiunzioni postume rispetto a una cosa che era sbagliata anche quando era attuale e che, per esempio, negli studi televisivi implica che tu scriva che hai fatto un tampone prima di andare in onda. Ecco, io mi sono trovato in molti studi, mi chiedo perché a Mediaset, perché alla Rai, uno debba fare un tampone per andare in onda e debba scrivere che lo fa. Che poi l'abbia fatto o meno, non voglio dire. Ma è singolare che ci sia ancora un modulo in cui tu dici io faccio il tampone per che cosa, per quale rischio, per quale problema. Dopo aver fatto cose assurde, anche quando sembravano necessarie, oggi che non sono più, non dico necessarie, ma neanche logiche, neanche possibili, neanche corrispondenti al tempo in cui siamo, ci sono ancora delle prescrizioni e delle figure costrette a offrirti dei moduli e a chiederti di firmarli, ma perché dobbiamo sempre vivere nel mio ufficio, dovunque ci sono adesivi che indicano quel tempo? Nessuno ha avuto l'intelligenza di fargli togliere finché ho potuto, più si sono avvicinati al mio ufficio più non se ne vedono, però nell'ascensore, davanti all'ascensore, lungo la scala, ci sono una serie di questi orrendi adesivi su scale monumentali o in spazi comunque con la loro nobiltà che ricordano un tempo idiota, un tempo non solo triste per quelli che hanno patito danno, ma idiota per le misure che sono state prese nel nome di una sicurezza che non è stata garantita. Quindi lo dico così perché mi è venuto in mente di aver firmato dei moduli in cui garantivo di aver fatto il tampone, il tampone, il tampone. Insomma, cerchiamo di riprendere la vita almeno in questo settore così come è sempre stato. Poi magari è infelice per altre ragioni, ma su questo torneremo.